Mike Wilson, Chief Investment Officer presso Morgan Stanley, avverte che una possibile guerra fra Ucraina e Russia aumenterebbe ancora di più il divario e la polarizzazione fra queste due potenze. Il presidente americano Joe Biden avverte che la Russia, nonostante le voci che si susseguono su un possibile ritiro delle truppe dal confine ucraino, afferma che è comunque una minaccia di guerra ancora possibile e le notizie non sono state completamente verificate. Andremo poi a vedere come mai la maggior parte degli investitori in questo periodo si sta quasi dimenticando di quello che succede sui mercati, puntando completamente i loro occhi sulla situazione fra Russia e Ucraina, che può quindi distrarci da quello che succede effettivamente sui mercati. Tutto questo e molto altro dopo la sigla. Partiamo subito da un piccolo aggiornamento su quello che succede sul fronte americano tramite il presidente Joe Biden, che ha cercato di scoraggiare in questo periodo una possibile invasione della Russia nei confini ucraini. Il presidente infatti dichiara che gli Stati Uniti sono pronti a rispondere ad un eventuale attacco russo con sanzioni economiche molto dure e molto penalizzanti per la Russia, con il rischio comunque di avere un prezzo del carburante per gli statunitensi ancora più a rialzo rispetto ai prezzi già alti che stanno subendo in questi giorni. Tutto questo chiaramente per scongiurare un'eventuale guerra che farebbe precipitare l'Europa nella sua più grande crisi di sicurezza negli ultimi decenni. Tutto questo andrebbe chiaramente a rappresentare un'ulteriore grossa sfida per la presidenza americana. Dall'altra parte invece il presidente russo Putin afferma di non volere una guerra e di non voler quindi invadere l'Ucraina, nonostante comunque abbia ammassato migliaia e migliaia di soldati proprio al confine. Dai numeri infatti si riscontra che la Russia al confine dell'Ucraina ha ammassato circa 150.000 soldati, pezzi di artiglieria, carri armati e quant'altro. Tutto questo ovviamente potrebbe avere dei risvolti diplomatici, più che indicare veramente un potenziale conflitto. Infatti la Russia continua a dialogare, oltretutto in questi giorni, con la presidenza americana e con i maggiori capi di Stato, per andare quindi a cercare un punto d'incontro e scongiurare un eventuale conflitto. Questo martedì, come avrete sicuramente sentito, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che si stavano ritirando alcune delle truppe, andando quindi a calmare e a mitigare le incertezze e i sapori che ci sono stati sui mercati in questi giorni. Ma, secondo alcuni analisti militari, le truppe che il Ministero della Difesa appunto dichiara di voler ritirare sono molto lontani dal confine ucraino e quindi questa dichiarazione lascia un po' il tempo che trova. Quasi allo stesso tempo, in parallelo, lato Ucraina invece, il Ministero della Difesa dichiara di aver subito due attacchi informatici. E chi può esserci dietro questi attacchi informatici secondo gli Stati Uniti? Ovviamente Putin e la Russia. Anche se comunque nessun autore ufficiale ha rivendicato l'attacco. Putin ha comunque dichiarato che si aspetta un incontro diplomatico con le potenze della NATO e quindi uno scongiuro della guerra. Ma comunque rimane fermo sulle sue posizioni per cui l'Ucraina non deve entrare nella NATO, perché questo a livello storico e a livello anche politico e militare potrebbe essere appunto una grossa fonte di rischio per la Russia, per tutta una serie di motivi che, se volete, andremo ad approfondire in un altro video. Ma Biden, dall'altra parte del mondo, ha molto americanamente dichiarato che gli Stati Uniti difenderanno ogni centimetro della NATO con tutta la forza e la potenza bellica americana. Statunitensi, sempre uguali. Ragazzi, prima di proseguire facciamo una velocissima interruzione per andarvi a parlare dello sponsor del video di oggi, Bit2Me. Bit2Me è uno dei principali siti per andare a gestire le vostre criptovalute. All'interno del sito, infatti, oltre ad avere accesso a tutte le principali criptovalute mondiali, potrete anche fare staking su di esse, avere accesso all'Academy se volete approfondire questo fantastico mondo e iniziare a muovere i primi passi su di esso, e ovviamente gestire in totale autonomia il vostro wallet digitale. Oltre al sito, il tutto è reso molto semplice grazie all'app dedicata, scaricabile su iOS e Android. Bene, parliamo un attimo della grafica del sito invece, che risulta molto semplice e intuitiva, approcciabile facilmente da tutti quanti, e per iniziare basta semplicemente fare un deposito tramite bonifico o carte. Inoltre, al primo deposito avete accesso a un bonus di 5 euro direttamente sul vostro conto. Quindi ragazzi, io vi consiglio, se volete iniziare a muovere i primi passi nel mondo delle criptovalute o se siete già all'interno e volete una piattaforma facile e intuitiva per gestire in completa autonomia tutto quanto concerne questo fantastico mondo, direi che Bit2Me è la soluzione che può fare per voi.
passiamo oltre e andiamo a vedere le dichiarazioni, come detto inizio video, di Mike Wilson, Chief Investment Officer presso Morgan Stanley, una delle più grosse banche al mondo. Wilson, in una nota scritta ai clienti, ha dichiarato che una guerra aumenta ancora di più le pressioni sui prezzi e sui mercati, per l'economia e anche per gli utili delle aziende. Infatti un aumento dei prezzi derivanti da una guerra andrebbe a intaccare la domanda e, ad avviso di Mike, farebbe precipitare quindi diverse economie al mondo in una vera e propria recessione, che al giorno d'oggi è a rischio ma ancora non si vede. Infatti, come abbiamo visto sui mercati, i prezzi del greggio, i prezzi delle materie prime sono aumentati durante le prime notizie del conflitto. Anche l'oro, ovviamente bene difensivo per eccellenza, ha subito una grossa salita, ritornando su prezzi intorno ai $1,860, ai massimi quindi da qualche mese, con invece il lato azionario che sta sottoperformando questi mercati. Wilson, inoltre, che ha costantemente avvertito che i mercati azionari statunitensi in particolare si stanno avviando verso un ulteriore ritracciamento e inversione, ha affermato che molto presto gli investitori sposteranno il loro focus dall'inflazione alla crescita economica e che un'economia in forte contrazione potrà indicare che la Federal Reserve non aumenterà i tassi tutte le volte che il mercato sta attualmente scontando, quindi intorno ai 5 se rialzi durante quest'anno. Ancora secondo Mike, la dichiarazione è quella di preferire delle aziende sostanzialmente difensive, quindi il segmento value, piuttosto che quello growth, quindi andando a puntare molto di più su un'azienda in stabilità di utili al posto che di crescita e espansione, quindi su tutto quel segmento di aziende meno vulnerabili a questo contesto di mercato. Questo almeno finché il mercato non correggerà ulteriormente, cosa che secondo Mike Wilson e tutto il suo team è ancora molto probabile. Cambiamo completamente argomento e voltiamo pagina e parliamo adesso del problema che sta attanagliando la maggioranza degli investitori di tutto il mondo. Infatti il rischio attuale è quello di concentrarsi completamente su quello che sta succedendo fra Russia e Ucraina e dimenticarsi completamente di tutto quello che invece sta succedendo lato economico e finanziario sui mercati. Vediamo infatti perché un'invasione sarebbe uno shock in stile quasi tarantiniano che ci porterebbe a spostare il nostro focus completamente su questa invasione. Ma dall'altra parte le tendenze economiche richiedono la nostra massima attenzione e potremmo dimenticarcene. Andiamo quindi a dare uno sguardo in maniera molto veloce su quello che sta succedendo attualmente sui mercati e i problemi che ci possono essere. Benissimo, in primo luogo è sempre importante guardare cosa sta succedendo al mercato del credito. Infatti i tassi più alti porterebbero un ulteriore problema di solvibilità per molte imprese, nonostante in questo momento gli spread fra interessi obbligazionari ad alto rendimento e i treasury sia ancora storicamente molto basso. Quindi questa è la prima cosa da monitorare, nonostante il rischio sia appunto ancora abbastanza sotto controllo. Passando invece lato inflazione, vediamo come da questo grafico i prezzi abbiano subito un rialzo soprattutto lato beni, nonostante una grossa fetta del paniere di inflazione sia rappresentata dai servizi. Ma con la domanda di servizi che si sta attestando quasi a livelli pre-pandemia, si pensa che l'inflazione possa tendere a normalizzarsi nei prossimi mesi. Quindi diamo uno sguardo, vediamo come si evolve, perché questo è sicuramente uno dei fattori più importanti che trascinerà i mercati nei prossimi mesi. Sempre lato inflazione, un problema che spaventa molti investitori e la Germania. Infatti questo stato, che come sappiamo tutti è alla guida degli stati europei, sta attraversando un periodo molto serio a livello di inflazione, con un aumento dei prezzi importante generalizzato su tutta l'economia. Per cui anche se l'economia europea è ancora molto debole, il rischio inflazione sia ancora abbastanza basso rispetto ovviamente agli Stati Uniti, che stanno attraversando un periodo di shock molto importante, esiste quindi un rischio che la Banca Centrale Europea aumenti i tassi in maniera imprevista e prima di quanto speri. L'ultima cosa da tenere a mente, nonostante le distrazioni che ci possono essere, la redditività aziendale e gli effetti politici che potrebbe avere. Come ci mostra infatti Dario Perkins di TS Lombard, la differenza cruciale tra gli ultimi due decenni e i 40 anni precedenti è stato il potere di determinazione dei prezzi delle aziende. Negli ultimi 20 anni, infatti, uno stipendio e contratti di lavoro migliori per i lavoratori non si sono trasferiti nell'aumento dei prezzi. Nell'ultima stagione degli utili, quella appena passata, molte aziende hanno però dichiarato che i prezzi possono tranquillamente essere aumentati. E questo se da una parte ha limitato i problemi e le indecisioni degli investitori, mantenendo comunque i corsi azionari abbastanza bilanciati e non andando a incidere troppo sui ritracciamenti che abbiamo avuto nelle scorse settimane, limitando quindi i danni per i prezzi azionari delle aziende che sono in grado appunto di fare questo, dall'altra parte questo potrebbe contribuire ulteriormente a un rischio di inflazione ancora più elevata per i prossimi mesi. Quindi ragazzi, per concludere, fermo restando che se dovesse veramente arrivare
una guerra in Europa. Saremmo chiaramente tutti costretti a farci conti tramite uno shock sui prezzi delle obbligazioni e le commodities ancora a rialzo, cosa che potrebbe ulteriormente influenzare la situazione economica nei paesi occidentali, e comunque bene non lasciarci influenzare troppo e spostare completamente il nostro focus su questa possibilità qui. Manteniamo ben salda la nostra concentrazione, che forse è meglio. Vi lascio con una carrellata che secondo me potrà interessare la maggior parte di voi, degli strumenti più utili per far fronte a questa situazione e un'eventuale crisi che potrebbe derivarne. Sicuramente gli strumenti più utili sono l'oro, bene storicamente difensivo e che ha subito appunto un rialzo nelle ultime settimane, le valute forti, quindi in primis il dollaro, il petrolio e tutte le commodities, e le azioni, precisamente quelle delle industrie belliche, quindi le azioni di aziende che producono armi. Benissimo, se volete un approfondimento su che strumenti usare, sugli strumenti migliori per andare a investire in questi settori, lasciateci un like, lasciateci un commento qui sotto, così in un prossimo video potremo andare a spiegare ed approfondire gli strumenti migliori fra quelli a disposizione. Benissimo, il video è finito, io vi saluto come al solito, vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo video.